si ferma più. Per la prima volta nella sua storia quasi centenaria vola in semifinale di Coppa UEFA e aggiunge un'altra perla alla sua collana di 21 incontri senza sconfitte. È in un tale momento di grazia la squadra biancoceleste da far dimenticare l'assenza dello squalificato Jugovic, l'uomo chiave dello scacchiere di Eriksson. Micidiale il primo quarto d'ora della Lazio, che sistemando Mancini sulla linea dei centrocampisti si garantisce copertura e rapidità nei rovesciamenti di fronte, affidati alla velocità di Boxic e Nedved. È una tattica che gela sul nascere le velleità dell'Auxerre. Appena 7 minuti dopo il calcio d'avvio, la prima svolta della partita. Boxic semina il panico nella difesa francese, irrompe in area e viene steso. Lopez Nieto non ha dubbi e indica il dischetto. Mancini manda il portiere da una parte e la palla dall'altra. Passano 6 minuti coi francesi tramortiti e in contropiede Nedved lancia Gottardi, che batte freddamente Kuhl chiudendo di fatto il discorso qualificazione. La Lazio controlla agevolmente l'Auxerre, incapace di rendersi pericoloso su azione per l'implacabile tamponamento del centrocampo biancoceleste. E allora Givarsh ci prova coi calci di punizione. Prima scheggia la traversa al 16° e al 40° mette la palla sotto l'incrocio. È il primo gol subito da Marchegiani in 8 partite di Coppa UEFA. L'Auxerre preme sull'acceleratore all'inizio della ripresa, trovando Marchegiani pronto sull'incornata di Givarsh. Poi la Lazio addormenta la partita e la gestisce con sufficiente tranquillità sino al 36°, allorché il solito Givarsh mette a segno il gol del 2-2. Ma la semifinale di Coppa UEFA era già in cassaforte da un pezzo. Stasera la squadra ha fatto benissimo, direi. Poi nel fine forse non abbiamo giocato bene, però lottato con un grande cuore. Si vede che giocatori come Gottardi, che gioca poco, eccetera, eccetera, entrano e fanno molto, molto bene. Marcolin è entrato oggi. No, fa piacere questo, molto piacere. Stasera noi dovevamo chiudere la partita e, perché abbiamo avuto le occasioni, stavamo dominando, abbiamo giocato molto bene nel primo tempo e chiudendo la partita nel primo tempo facevamo meno fatica, stavamo un po' più tranquilli, così. Quindi speriamo di imparare un po' questa lezione.